Ok, benvenuti a tutti. Io sono Mastringer, io per chi non mi conoscesse. Parliamo quindi del sistema di combattimento di Nioh. Nioh è un action con componenti da RPG. In quanto action ha un sistema di combattimento veramente molto profondo e complesso, nonché veramente molto tecnico, che su certe cose richiede molta pratica per essere masterato a dovere. Però ha ancora componente RPG, quindi questo fa sì che possa essere anche interpretato come un Diablo-like, dove si punta a farmare, costruirsi la propria build, cercando di ottimizzare il danno il più possibile, eccetera, eccetera. Quindi in realtà Nioh offre molteplici interpretazioni. Può essere interpretato in diverse maniere e con diverse filosofie di gioco. Ciò che la persona sceglie, quindi ogni singola persona sceglie il modo in cui giocarlo in base a cosa la diverte, e quindi ogni persona sceglie il proprio cammino da percorrere. Quindi, detto questo, per tutti coloro che sono interessati a cercare di imparare e padroneggiare, il sistema di combattimento che Nioh offre, in questo video cercherò di spiegare in termini più semplici, diciamo, nella maniera più semplice possibile e più accessibile a tutti, cercherò di spiegare il più possibile questo combat system e come approcciarlo, come migliorare, come fare pratica, come allenarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso andiamo un po' nel dojo. Vi mostrerò un po' di roba su Nioh 2, ma tutta roba che mostro all'inizio è valida assolutissimamente anche su Nioh 1. E prendo Nioh 2 semplicemente perché ha un modello migliore di dojo e possibilità di allenarsi molto meglio. Quindi, adesso vi mostrerò anche come potersi allenare per bene, come poter far pratica, eccetera, eccetera. Per qualcuno che volesse cercare di migliorarsi il più possibile. Quindi basta andare nel dojo, si va al fondo, campo di addestramento, e qui l'allenamento libero. Team Ninja ci ha fatto questa simpatica cortesia di mettere questa bellissima cosa che, se ben ricordo, su Luna non c'era. E qui si possono anche evocare i vari tipi di nemici, quindi potete sbizzarrirvi a evocare tutti i tipi di nemici che volete affrontare. Eccoci quindi nel dojo. Qua è possibile evocare vari tipi di nemici, come ho detto prima. Ad esempio qua si può evocare uno scheletro guerriero. Qua si può evocare un ninja. Qua si può evocare uno yoki. Qua si può evocare un guerriero. Ok. Allora, direi che per cominciare gli allenamenti, innanzitutto cambiamoci subito queste armi belle potenti, ma cerchiamo di mettere le armi più scarse che abbiamo. Nel mio caso ho farmato appositamente delle armi livello 1, che sono perfette per allenarsi qui nel dojo, o se volete divertirvi a cazzeggiare quando aiutate qualcuno di livello più basso. Quindi, vabbè, mettiamo una katana, ad esempio Bonto, ma principalmente userò molto la katana, vi mostro la maggior parte delle cose per la katana, che è l'arma classica, l'arma che usa la maggior parte della gente, eccetera, eccetera. Insomma, katana è un classico, ci sta. La maggior parte delle meccaniche le spiego per questa. Ok, quindi eccoci qui con la nostra bella katana e possiamo cominciare. Cose. Parlando di combattimento, ora non vi sto a spiegare roba di base. Del tipo quadrato, colpo debole, triangolo, colpo pesante, X schivata, eccetera, eccetera. Vi sto spiegando ovviamente robe un po' più complesse perché presumo che il tutorial l'abbiate fatto. Ah, innanzitutto ci tengo a precisare che non parlerò di tasti della play, ma parlerò di termini tecnici e mosse perché magari qualcuno si mappa i comandi come meglio preferisce, quindi cercherò di spiegare in maniera un po' differente. Cioè, ad esempio,
Io ho i comandi di base per quanto riguarda ritmo, kill e pose, quindi ad esempio con R1 più X posa bassa, R1 più quadrato posa media, R1 più triangolo posa alta, eccetera, eccetera. Insomma, R1 è il tasto di impugnatura delle pose che fa anche ritmo kill. Allora, partendo da questo presupposto, parliamo delle pose, impugnature, insomma, chiamatele come volete. Allora, abbiamo l'impugnatura bassa, che è la più agile e veloce, e infatti, come vedete, gli attacchi sono molto veloci. Poi abbiamo l'impugnatura alta, che è la più lenta e pesante, ed attacchi molto lenti. E poi c'è la posa media, che è una buona via di mezzo tra i due. Allora, partendo da questo presupposto, vabbè, non vi sto a spiegare le combo base delle armi, perché vabbè, quello lo vedete un attimino, cioè, si può fare come un fide al quadrato così, con la posa alta invece ne fai soltanto 3, e poi vedete, viste queste cose qua. Invece, per quanto riguarda le combo col colpo pesante, ad esempio, posa bassa può fare fino a 3 colpi pesanti base in combo, la posa alta può farne solo uno e la posa media invece ne fa 3 pure. Poi vabbè, ovviamente dipende dall'arma, eccetera, eccetera. Ora non sto andando così nello specifico, si va ancora a spiegare roba meccanica di base. Quindi va bene. E ok, c'è da fare anche una distinzione tra i vari tipi di schivata per quanto riguarda le varie impugnature, perché a seconda di otto impugnatura si avrà vari tipi di schivate. Ad esempio, la posa bassa è quella con la schivata più veloce, essendo che è la posa più agile, quindi wii wii wii, come vedete, molto veloce. Poi c'è la posa alta, che è la posa più lenta, quindi appunto avrà anche la schivata più lenta, fa la rotolata alla softspawn. Poi c'è la posa media, che come al solito è un compromesso tra le due, quindi premendo una volta il tasto schivata fa lo scattino, e invece prendo due volte il tasto schivata velocemente vi fa la capriola. Quindi, hanno spiegato la questione delle impugnature, e adesso andiamo a spiegare una meccanica di base di Nioh, che è quello su cui ruota quasi tutto il combat system come base, che è il ritmo key. E la meccanica vi spiega tranquillamente anche il gioco. Quindi, il ritmo key. Il ritmo key è quando, dopo vari attacchi, si preme il tasto con cui si cambia impugnatura senza nessun altro tasto, e si esegue il ritmo key. Il ritmo key consente di recuperare la stamina usata. Quindi, questo è molto importante perché consente di poter fare molti attacchi in successione e consente di poter avere un approccio molto più aggressivo senza dover stare a fare qualche colpetto, finisce la stamina e quindi rip. Allora, ci sono due tipi di ritmi key. C'è il ritmo key veloce, ovvero subito lo si preme tac, e c'è il ritmo key invece perfetto, ovvero si aspetta lievemente di più. Vedete, ve ne accorgete dal simbolino se avete sbloccato il potere associato. Ora, il gioco vi fa una grandissima trappola, che è quella di dirvi che il ritmo key perfetto è la cosa migliore, imparate a fare il ritmo key perfetto, eccetera, eccetera. Se volete avere un approccio più aggressivo, toglietevi dalla testa questo pensiero. Cioè, magari se siete proprio nella merda, che avete finito tanta stamina e hai bisogno di ritmo key perfetto, tipo così si prende un po' più velocemente, se siete tipo con la barra del key bassa, eccetera, eccetera. Ma se invece volete fare vari attacchi in varia successione, non aspettate troppo, non fate il ritmo key perfetto, fatelo normale, e è molto più funzionale, soprattutto se imparate a fluxare. Cos'è Flux? Una cosa che vi spiego tra poco. Detto questo, per far eseguire, per imparare bene il tempismo con ritmo key, ci sono vari modi. Io ve ne consiglio tre.
Poi sta a voi scegliere quello con cui ci trovate meglio. Allora, si può tranquillamente guardare la barra del key che si riprende, quindi vedete, ta ta ta, guardate la barra, premete R1 in quel momento. Quando la barra, diciamo rosa, quando la barra verde sta per raggiungere il punto rosa, ovvero il key usato, si può guardare il PG, la lucetta blu, vedete? Quando stanno apparendo tipo pallini blu, azzurri, insomma, quello lì della lucetta, premete il tasto in quel momento. Oppure si può andare a tempismo. Andare a tempismo vi consente di poter fare anche senza guardare nulla, anche quindi ad esempio chiudo gli occhi. Vedete? Vi giuro che l'ho chiusi, esce uguale al ritmo key perché c'è il tempismo. Quindi, quello è il senso. Questi sono i tre modi per poter fare correttamente il ritmo key. Poi ovviamente tutto sta a voi, sta nella pratica, eccetera, eccetera, eccetera. Più si gioca, più ci si fa la mano, eccetera, eccetera. Quindi questo è il ritmo key. Vi ho spiegato la sua importanza, il gioco stesso vi spiega l'importanza del ritmo key. Quindi va bene, abbiamo parlato di ritmo key. Ma il ritmo key è soltanto la base di Neo. Anzi, più che la base, definirei la punta di un iceberg. La punta di un iceberg perché oltre al ritmo key, vedete allora intanto qui impugnatura, vi spiega come passare le varie impugnature, eccetera, eccetera. Questo è il ritmo key, ta ta ta, ma come dicevo, il ritmo key non è altro che la punta di un iceberg. Esiste molto altro di più avanzato rispetto al ritmo key. Il ritmo key è solo la base, perché Flux, che su Neo 1, se ben ricordo, si chiama mutazione. Dopo magari andiamo a fare un salto su Neo 1 e diamo un'occhiata. E vi mostro anche dov'è che si apprende. Eccolo qui, flusso. Cambia impugnatura, mentre il ritmo key è in fase positiva, aumenta la quantità di key recuperato. Questo cosa significa? Che anziché fare R1 e basta così per fare il ritmo key, cioè anziché fare la mossa, il tasto del ritmo key o cambio impugnatura, si cambia direttamente posa come ritmo key col giusto tempismo. Vedete che si recupera molta più stamina. Adesso ve lo faccio vedere magari con una posa alta, così vedete la differenza. Spreco un po' di key. Questo è il ritmo key normale. Adesso eseguo un flusso e vi faccio vedere quanta. Vedete? Ha avuto una piccola impennata la barra del key. Quindi è molto importante questa cosa. E secondo me il gioco non insiste abbastanza su questa cosa. Vi spiega solo il ritmo key col tutorial. Vi elenca tra le possibilità, tra le mosse che esiste il flusso. Ma non ve lo spiega nemmeno al tutorial. Secondo me dovrebbe spiegarlo persino al tutorial il flusso, cazzo. Persino al tutorial dovrebbe spiegarlo. È una grave mancanza, secondo me. Però vabbè, forse, cioè, molta gente nemmeno si sofferma sul ritmo key, figurati sul flusso. Quindi probabilmente il Team Ninja non ha voluto dare importanza a questa cosa perché alla maggior parte dei giocatori non interessa, secondo me. Quindi per quello. Va bene, quindi vi ho spiegato il flusso. E questa è una cosa molto importante che vi consiglio fin da subito di abituarvici. Quindi vi sconsiglio di fare il ritmo key, ma sin da subito, piuttosto che fare il ritmo key, abituatevi a cambiare posa. Subito, durante gli scontri. Ok, quindi abbiamo parlato di flusso e cambio di impugnature con il giusto tempismo di un ritmo key. Ma, signori, esiste uno stadio avanzato flusso. Come per il Super Saiyan, esiste Super Saiyan, esiste un qualcosa che va oltre il limite del Super Saiyan, e abbiamo infatti il flusso 2. Tan 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 tan. Che cos'è il flusso 2? Aumenta il recupero key quando cambia impugnatura durante il flusso. Che su Neo 1, essendo che su Neo 1
il flusso si chiama mutazione, si chiama mutazione 2. Qua si chiama flusso flux. E quindi abbiamo scoperto l'esistenza del flux 2. Questa cosa significa che se noi cambiamo 2 volte l'impugnatura, adesso accedere con la posa alta consiglio quella che spreca più stamina, spreca un sacco di stamina, adesso vi faccio vedere la differenza tra... Questo è il normale flusso. Adesso vi mostro un flux 2, vedete l'impennata che farà la barra, il key. Andrò fino a quasi sprecarla. Cioè, vedete, ha subito proprio un'impennata tremenda. Perché ho cambiato 2 volte l'impugnatura. Ad esempio, ero in posa alta, sono passato da media a bassa, ma volendo, si può anche fare al contrario. Passo da bassa e vado a fine media, quello che volete. La cosa importante è che nel cambio impugnatura non ritorniate nella stessa impugnatura. Questa è una cosa molto importante, perché ad esempio... Se fate così, è ugualmente flux 1 perché siete ritornati sull'impugnatura di base. Dovete cambiare le altre impugnature. Questo significa che questo flux 2 è una meccanica, e visto il key che va a ripristinare, è una meccanica molto importante, molto avanzata, che non è per niente facile, perché ovviamente durante gli scontri dovete tenere occhio e pensiero alle pose che avete. E pensare, cazzo, sono in posa bassa. Ok, allora adesso che faccio un flux 2, devo passare all'alta o devo passare alla media. Non posso ritornare alla bassa, ad esempio. Quindi, qualcosa che vi cambia completamente gli scontri, che vi complica gli scontri, ma qualcosa che, se masterato a dovere, consente di avere un approccio e poter fare combo continue in maniera allucinante. Cioè, sopra mostro qui tonfa, che secondo me è quello dove rende di più. Cioè, vedete, quindi questo è. E la mia stamina non è scesa al di sotto del boh. Cioè, adesso lo faccio vedere invece senza. Vedete quanto poco si riprende col ritmo key normale. Tipo adesso. No, non ce la faccio, raga. Volevo farvi vedere se... Però mi sono talmente abituato che non ce la faccio a farvi in altro modo. Già mi sto forzando. E mi sono forzato tantissimo quando io ho parlato del ritmo key flux 1 a cercare di non. Di fare soltanto quello che vi stavo spiegando in quel momento, non flux 2. Una volta che ti abitui a flux 2 e flux 2, punto. Va bene. Detto questo, quindi questa è una meccanica avanzata molto importante che magari per voi può sembrare una sbatta allucinante dire ma chi me la fa fare tutto il resto, o magari all'inizio farete veramente fatica e prenderete tantissimi schiaffi se all'inizio partite con gli scontri con questo pensiero. Quindi io il consiglio che vi do, se non volete partire sin da subito pensando a fluxare 2, cominciate almeno a fluxare 1. Fluxare 1 è molto semplice. Secondo me è tanto semplice quanto fare il ritmo key. Cioè, perché alla fine premere un tasto o cambiare una qualunque delle pose non cambia un cazzo, cioè... Quindi alla fine cercate almeno di abituarvi al pensiero di fluxare 1. Poi magari ci arrivate al flux 2, però intanto cercate di abituarvi al pensiero di fluxare 1, che è già qualcosa e già vi fa riprendere molto più key rispetto al normale ritmo key, che è soltanto una meccanica di base. Cioè. Quindi queste cose qua. Poi, quando vi sentirete pronti, cercherete di abituare la vostra mente e la vostra memoria muscolare a fluxare 2 ogni volta dopo una combo, eccetera, eccetera. Allora, un buon allenamento che vi posso dare se volete imparare a fluxare 2, innanzitutto è il consiglio di mettervi in una zona tranquilli, non con nemici, ovviamente, e fare questa roba qua, ovvero da una qualunque posa fate un po' di attacchi a caso, un po' di combo, poi passate a cose del genere. Insomma, vari colpetti, eccetera, eccetera. Quindi questo è un buon allenamento. È un buon allenamento che vi posso dare se volete cercare di masterare e imparare il prima possibile Flux 2. Però il consiglio che vi do è non forzate troppo le cose. Va bene avere il pensiero,
Non pensate troppo a questo, altrimenti negli scontri all'inizio prenderete tanti di quegli schiaffi senza senso. Quindi, con calma, con calma, ogni cosa a suo tempo. Quindi, ripeto, se volete fare un buon allenamento, semplicemente colpetto, flux 2, colpetto, flux 2. Succiate nella posa che avete voglia di succiare, fate un po' così. E cercate di essere sempre più veloci e capire sempre qual è il tempismo per essere sempre più veloci. Non serve fare un flux perfetto, come non serve fare il ritmo key perfetto. Anzi, più lo fate veloce senza aspettare, più capite qual è il tempismo per farlo veloce senza aspettare troppo, più sarete aggressivi e martellerete i nemici senza farli respirare. Quindi, vedete. Poi iniziate a ficcare anche combo. Cazzo era quello. Mi ero scordato che. Vabbè. Insomma, questo è il Fox 2. Ok. Niente. Abbiamo parlato di Ritmo Key. Abbiamo parlato di Flux. Abbiamo parlato di Flux 2. Bene, adesso tenendo a mente queste cose, sapete come gestire bene la stamina, o come il ki in questo caso su Nioh si chiama, sapete come gestire bene la barra della stamina o il ki di Nioh. Questa è una cosa molto importante che vi consentirà di avere un approccio molto più offensivo e di poter giocare meno alla, diciamo, alla Soulsborne, ovvero colpetto, schivo, eccetera, eccetera. Ho dimenticato di parlarvi di un'altra piccola cosa. Tra le varie abilità, ricordate tutto quello che ho spiegato finora è presente anche su Nioh 1. Adesso sto mostrando su Nioh 2 per comodità, ma è tutto presente anche su Nioh 1. Quindi mi raccomando, anche sia su Nioh 2 che su Nioh 1, cercate di sbloccare sta roba il prima possibile. Sono importantissime come meccaniche. Cercate di sbloccarle almeno nella barra dell'abilità il prima possibile. Prendete punti, spendeteli lì. Ok. Adesso vi spiego un'altra piccola cosa. Un'altra piccola abilità che è possibile ottenere. Che dovrebbe essere. Ok, eccolo qui. Allora, e c'è per tutte le pose. C'è la stessa cosa anche su Nioh 1, ovviamente. È possibile sbloccare un'abilità per il quale con la schivata, voi, facendo ovviamente col giusto tempismo, eseguite un ritmo key. Quindi, vedete, ovviamente siete imparata, non ve lo fa come ho fatto io prima, ma quello è un altro discorso, meccaniche difensive, non sto a parlare, comunque il senso è quello, tac. Vedete, posa media. E queste cose qua. Ora, vabbè. Questo può essere utile negli scontri, ma a livello avanzato realisticamente lo userete soltanto in posa media perché a livello avanzato schiverete solo con. Cioè, soltanto in posa bassa, scusate che cazzo ho detto. Perché a livello avanzato schiverete soltanto con la posa bassa. Ma ci arriveremo anche a questo, tranquilli. Adesso ci arriveremo e ve lo spiegherò. Quindi tranquilli, una cosa alla volta. Comunque, a prescindere, vi consiglio di apprenderlo per tutte le pose che. Sicuramente all'inizio non avrete la mentalità, il pensiero di dire devo schivare solo in posa bassa. Va bene, torniamo un attimo a parlare delle pose, delle impugnature, e facciamo un attimo una piccola distinzione. Allora, innanzitutto vi dico che tutte e tre le pose sono importanti, non fossilizzatevi solo su una delle pose, assolutissimamente no. Tutte e tre sono importanti, ognuno consente diversi approcci, diverse skill da poter piazzare, personalizzare e creare varie combo. Quindi assolutissimamente non fossilizzatevi solo su una posa. Ad esempio la posa bassa è bella, è veloce, è tutto quello che volete, ok, eccetera, eccetera, ma assolutamente no. Anche perché col Flux 2 le toccate un po' tutte le pose. Quindi assolutamente.
non fossilizzatevi solo su sta roba. Adesso ogni tanto mi escono un paio di errorini mentre faccio cose a caso, ma sto cercando di parlare e spiegare una cosa. Intanto, vabbè, insomma, è difficile anche per me, ok? Per fare le citazioni quelle belle. Va bene, allora, detto questo, stavo dicendo appunto l'importanza delle varie pose. Quindi abbiamo innanzitutto da tenere a mente, come ho detto prima, che la schivata nella posa bassa è la migliore, assolutissimamente. È la migliore perché è più veloce, si possono fare combo, martellare e poi schivare queste cose qua. Quindi schivata nella posa bassa è la migliore. Abituatevi al pensiero che quando state aspettando un attacco nemico, schivate in posa bassa. Quindi fate la vostra combo, che ne so, in combo alta e poi schivate in posa bassa. Passate subito alla posa bassa e schivate con quella. Assolutissimamente. Vi sconsiglio fortemente di fare sta roba qua perché è una merda, viene malissimo, vi allontana dagli scontri, eccetera, eccetera. Posa alta è buona per martellare, per devastare. O se volevo io fare una schivata di emergenza, te, ma cioè se volete stare a colpire veloci, assolutamente, assolutamente posa bassa. Va bene. La posa media invece è la posa difensiva. Tra l'altro, adesso sto parlando di schivate, ma non ho detto una cosa molto importante. In Nioh c'è una meccanica molto importante che è la parata. La parata, non sottovalutate, raga, parare non è una debolezza. Parare è una meccanica di gioco molto importante. Non è che se parate un colpo vuol dire che non siete capaci a schivarlo. No, parare dà molti vantaggi. Ad esempio, se parate un colpo potete subito reagire, subitissimo, rispetto a schivare, perché vedete, la schivata dura questo tot. Quindi, che ne so, il nemico vi ha attaccato, schivate, tac. Invece, se voi parate, tac, parate il colpo e poi subito potete menare. Quindi non sottovalutate l'importanza della parata, assolutissimamente. Parare non è minimamente un segno di debolezza che non sei riuscito a schivare il colpo, anzi, è molto importante. Certo, parare al suo prezzo vi consuma vi consuma un po' della vostra stamina, ok, ovviamente, ma è molto importante. Oltre che a volte anche un bel salvaculo se per caso non riuscite a schivare bene. Infatti il consiglio che vi do è, mentre aspettate l'attacco del nemico, tipo così bella imparata, eccetera, eccetera, e anche quando schivate, continuate a tenere premuto la parata, perché così, mal che vada, se sbagliate lievemente il tempismo con la schivata, avete comunque la parata che vi può aiutare, eccetera, eccetera. Quindi a prescindere, può anche essere comunque un ottimo salvaculo, può anche essere quello, ma parare non è minimamente sinonimo di debolezza, che non si fa, che non si sa schivare un colpo, contrariamente a quanto molta gente pensa, assolutissimamente. E va bene, quindi torniamo al discorso della posa media. Posa media è la posa difensiva, non per le schivate, ma per le parate. Perché è la posa che consente di poter parare meglio i colpi ed è la posa dove ci sono tutti i vari parry. Ad esempio, sto parlando della katana, che è l'arma dei parry praticamente, perché è un'arma che ha fino a 3 parry. Ovvero c'è il parry con l'attacco debole, il parry con l'attacco pesante, e c'è la guardia rettiva, guardia del maestro, chiamatela come volete, insomma, guardia tempestiva, eccetera, eccetera. Quindi la posa media è la posa delle parate. La posa alta è quella lenta per martellare, fare combo cattive e lente. Invece la posa bassa è per dare colpetti, eccetera, eccetera. Quindi questa, diciamo, è l'uso giusto delle tre pose. Quindi,
abituatevi a fare combo, e schivare in posa bassa, poi eccetera eccetera. Se state aspettando un colpo, volete fare una difesa al volo o un parry, tipo tac o tac o tac, o se volete appunto essere belli reattivi, parate il colpo al volo senza fare un parry così, ma se volete essere belli reattivi, parate un colpo al volo e poi tac, colpetto. Quindi ricordate questo schema: posa bassa, posa delle schivate. Posa alta, colpi cattivi e lenti. Posa media, posa delle parate. Ma, come vi ho sempre detto e ribadito più volte, Nioh è un action con componenti RPG. Questo cosa significa? Che non avrete accesso fin da subito a molte mosse, tutte e molte abilità e skill combattive che vi ho spiegato, ma anzi dovrete sbloccarle. Persino il Flux 1 e il Flux 2 dovrete sbloccarli, come vi ho mostrato prima, che sono meccaniche importantissime, ma è tutta roba che dovrete sbloccare. Quindi, appena avete i punti, adesso prendete abilità e andate a prenderle. Ad esempio, però, ci sono vari tipi di punti: ci sono i punti per il samurai, i punti per la magia, i punti di ninjutsu, e poi ci sono dei punti specifici per l'arma che usate. Su Nioh 1 sono universali i punti combattimento, li potete spendere per qualunque arma, tipo usate, che ne so, ad esempio la katana, ottenete punti, volendo potete spenderli, se, che ne so, sui tonfa, e eccetera eccetera. Su Nioh 2 invece non funziona così. Su Nioh 2 i punti che ottenete per un'arma li dovete spendere per quell'arma. Quindi andiamo sull'arma, abbiamo varie combo, ad esempio, varie possibilità, ad esempio triangolo a fine della combo qui. Poi abbiamo qui la skill di combattimento che si esegue con questi tasti, poi abbiamo queste, insomma. Spendendo i vostri punti scegliete le mosse che volete mettere, che volete iniziare a usare nel vostro stile di combattimento. E una volta spesi questi punti andate su personalizzazione abilità, vedete, andate sull'arma che scegliete, in questo caso la katana, e qui vi personalizzate tutto. Quindi qui abbiamo la varia roba universale, ovvero la mossa sul nemico che ha terminato il ki, la mossa sul nemico che ha le spalle, la mossa mentre si è terra, tutta roba praticamente a sbloccare. Potete scegliere varie, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la tecnica esoterica, che è una roba che sbloccherete più avanti, sia su Nioh 1 che su Nioh 2. Ma al momento queste cose sono, non ci interessa, in base non ci interessa. Quello che ci interessa al momento, eccole qui, le impugnature. È possibile personalizzarsi le varie impugnature, le varie combo, le varie skill combattive e scegliere quello che ci pare, vedete? Quindi in questo modo vi create il proprio stile di gioco, il proprio stile di combattimento. Quindi ad esempio questa roba qui, vedete? Questa qui, triangolo a fine una combo, mossa di estrazione, eccetera eccetera. Quindi ognuno se lo mappa, se lo personalizza come meglio preferisce. Non sto a spiegarvi, non sto a dettarvi come dovete impostare, perché ovviamente è personale, ognuno si imposta come preferisce in base al proprio stile di gioco e combattimento, eccetera eccetera. In questo modo inizierete a poter creare combo molto più lunghe, molto più complicate, molto più fighe, molto più efficienti. Ad esempio questa. Ah no, questa non c'era su Nioh 1, scusate, ho detto che ho visto solo roba di Nioh 1. Ad esempio questa, eccetera, eccetera. Vedete, potete fare tutte queste vere combo, mosse qua, che combattimento risulteranno molto efficienti. Dunque, abbiamo parlato di Ritmo Key, abbiamo parlato di Flux, abbiamo parlato di Flux 2, abbiamo parlato delle varie impugnature, delle funzioni. Adesso parliamo di mosse in estrazione. Come potete notare, tenendo premuto il tasto con cui si switchano le pose, appaiono diversi tasti. Quindi abbiamo posa bassa, posa media, posa alta, e abbiamo il poter riporre o estrarre arma. Questo è qualcosa di molto importante, perché
non è solo una funzione estetica e spettacolare, ma ha anche una sua funzione a livello di gameplay e sistema di combattimento. Perché tenendo premuto il tasto con cui si ripone l'arma, si può far partire delle mosse caricate in estrazione. Ovviamente sono delle skill combattive da prendere e personalizzare, come moltissime altre mosse. Diverse armi hanno diverse mosse in estrazione, che sono tutte da caricare, e adesso analizziamo per bene questi tipi di mosse. Allora, innanzitutto c'è da considerare che quando si carica la mossa in estrazione ci possono essere vari livelli di carica. Ad esempio, se tiene premuto, a un certo punto parte da sola. Quando parte da sola vuol dire che è caricata al massimo, ovvero nel momento in cui partirà farà il massimo del danno se colpisce un nemico. Poi si può semplicemente caricare poco, far partire facendo un piccolo colpetto, infatti il personaggio non si muove tanto. Oppure si può caricare di primo livello, ovvero fino al fascio di luce bianco, e appena si vede il fascio di luce bianco si molla, vedete, fa un passettino in avanti. Quindi il masterare queste tecniche di estrazione, che vengono definite in giapponese yai, per masterare queste mosse in estrazione è questione di tempismo, fare tanta pratica e capire quando sta per arrivare il fascetto di luce bianca. I primi tempi, ovviamente, caricherete un po' di più fino a capire, cioè fino a mollare non appena avete il fascio di luce bianco. A un certo punto mollerete poco prima, nel momento esatto, perché se fate troppo prima, vedete, come in questo caso, questo era buono, questo no. Questo era buono, ve ne accorgete se è buono, avete caricato almeno il primo livello, dal fatto che fa un passettino. È importante caricarlo almeno il primo livello, perché sennò il danno che fate facendo semplicemente così è nettamente inferiore rispetto al primo livello. Poi, per carità, se avete occasione di caricarlo molto di più, caricatelo il più possibile. Dipende tutto dal nemico quanto vi lascia il tempo di poter caricare lo yai. Detto questo, come potete notare, è una mossa molto forte, si può cercare di caricare il meno possibile, tuttavia ancora ha un suo tempo per la carica, perché comunque per riporre l'arma fa una certa animazione. Ebbene, esistono vari modi per cancellare l'animazione di riporre l'arma nel fodero. Ci sono vari modi, adesso ve li mostro tutti, poi sceglierete voi quello più adeguato al vostro stile di combattimento, al vostro tipo di gioco. Quindi abbiamo il metodo di mirare con l'arco, che è il più semplice da applicare, ovvero basta mirare mezzo secondo con l'arco e poi subito tenere premuto il tasto di distrazione. Vedete? Parte subito. Poi abbiamo il caricarlo istantaneo switchando un'arma. Ad esempio, abbiamo, che cazzo ne so, i tonfa in mano, abbiamo fatto una skill, vedete, ho switchato e è partito subito. Adesso erano yai, era comunque un'altra mossa in estrazione, ce ne sono varie di mosse in estrazione personalizzabili per le varie pose, come ho detto prima. Adesso lo faccio da fermo senza fare combo alcune cose, quindi c'ho i tonfa, posa bassa, eccetera eccetera. Facciamo subito uno yai istantaneo, quindi mentre tengo premuto il tasto per riporre i tonfa, vedete, tengo premuto e parte subito la mossa in estrazione. Quindi questo è il secondo metodo. C'è poi un terzo metodo che è il più efficiente, ma anche il più difficile da essere padroneggiato a dovere, che è quello del passettino, quello più efficace del combattimento, il più bello a vedere, perché vedere ovviamente che miri mezzo secondo con l'arco non è bello. Invece in questo modo col passettino è efficiente, funzionale, non si vede che mirate con l'arco e fa un po' brutto. Allora,
Detto questo, cos'è questo passettino? Facendo un passo in avanti, mentre si ripone l'arma, si cancella l'animazione, vedete? Quindi, a quel punto non resta che fare la mossa in estrazione. Quindi, fate così, vedete? E subito si carica lo yai instant. Questa è una cosa molto importante. E appunto, o si fa qualche piccolo passo in avanti per una questione di positioning mentre si carica, oppure se non volete fare nemmeno un lieve passo in avanti, ma proprio caricare istantaneo e fermo, semplicemente cancello l'animazione e la ricarica, allora basta semplicemente dare un colpetto alla levetta del movimento. Così. No, questo era quel passettino, scusate. Così, vedete? Tutto qua, un lieve colpetto. E voilà. Questo è molto importante come cosa perché vi consente di poter caricare lo yai istantaneo. Se lo caricate in fretta, riuscite a fare una quantità di danni smisurata in pochissimo tempo, in una frazione di secondo. E questa, infatti, è tutta la mossa, cioè la mossa principale su cui si basa il danno di una katana, perché alla fine la katana, a parte con le combo e con le skill varie, non fa granché danno, cioè più si skilla, si muove, si fa vari trick e varie cose con la katana. Non fa però gran danno di per sé. Quindi se serve fare molto danno con la katana, così. Voilà. E quindi questo è lo yai. Poi sta a voi fare pratica per essere sempre più veloci. E cercare di non sbagliare l'animazione, il cancelling dell'animazione e cercare di capire quando sta per essere pronto lo yai, ma quella è tutta questione di tempismo e farci la mano, ovviamente. Più lo usate, più lo usate in generale, o più ci fate pratica, più ovviamente vi esce sempre meglio lo yai. Anche perché chiaramente un conto è farlo così a vuoto nel dojo, un conto è farlo in combattimento con dei nemici, trovare i momenti in cui poter caricare, eccetera, eccetera. Quindi questo è. Tanto il consiglio che vi do per cercare di migliorare il vostro yai e essere sempre più veloci con lo yai è cercare di usare sempre di più. Nel senso, magari appunto all'inizio aspettate di vedere il fascio bianco e poi mollate. Poi invece iniziate a cercare di usare un po' di più, cercate piano di capire quando è più o meno pronto. Adesso ero in anticipo, non importa. Adesso andava bene, vedete? Quindi se ogni tanto vi esce un po' bruttina, non importa, va bene, perché comunque abituate la vostra mente a cercare di farlo sempre più veloce, cercare di capire qual è il giusto tempismo. Quindi questa è una cosa importante. Ci sono diverse armi che sfruttano le mosse in estrazione, ad esempio la katana, poi abbiamo le doppie katane. Che tra l'altro hanno uno yai anche più veloce rispetto alla katana. Infatti, questa è una cosa molto interessante, le doppie katane. Poi abbiamo l'odachi, anche questa. Vedete, però questa è un po' più lenta, come potete notare, però anche caricandolo poco negli scontri ha il suo perché lo yai dell'Odaci. Poi abbiamo le doppie accette, ad esempio se siamo su Nioh 2, vedete. E abbiamo finito le mosse che beneficiano di le armi che beneficiano di mosse in estrazione. Una cosa molto importante che ho scordato di dirvi è che quando oltre a fare il cancelling di animazione e tutto il resto, quando fate una mossa in estrazione, visto che comunque per quanto veloci possiate essere nel cancellare, caricare, fare tutto, per quanto possiate fare pratica e cercare di essere più veloci possibili, comunque avete quella frazione di secondo in cui siete esposti perché ci avete messo del tempo a caricare e fare quella cosa. Quindi la cosa importante da fare è subito dopo
uno yai o qualunque altra mossa in estrazione, la cosa importante da fare è assolutissimamente di fare subito una schivata. Prendetela come meccanismo, come meccanica automatica, come memoria muscolare, tutto quello che volete, ma abituatevi a fare principalmente questo movimento. O in avanti, o di lato, o anche all'indietro, a seconda dei casi. Prendete l'abitudine a fare questa cosa perché, ripeto, il tempo che siete stati lì comunque a caricare, intanto il nemico magari ha fatto qualcosa, in questo modo siete coperti con quella schivata da un eventuale attacco nemico che potrebbe reagire al... Perché magari appunto voi avete caricato in un momento in cui sì, avevate uno spazio per punire il nemico, ma lo spazio che avevate per poter punire era giusto una frazione di secondo e quindi se non fate subito una schivata, magari dopo lo yai vi pigliate subito un bel colpo in faccia. Ok, tenete bene a mente che ovviamente è venuto il tasto dello scatto si corre, ma questa è una meccanica che ovviamente sicuramente sapete per via del gioco base. Ma se date un colpo mentre correte, che sia quadrato o triangolo, vi fa un attacco in corsa. E ogni posa ha un attacco in corsa diverso. Non disegnate anche questo, usateli durante gli scontri, perché sono assolutamente molto importanti. E ci saranno anche altre meccaniche avanzate legate a questo. Per ora evito di parlarvene perché ve ne riparlerò in un altro video dove spiegherò meccaniche molto ma molto ma molto super avanzate. Quindi per ora ve le ho solo citate perché comunque sono mosse durante gli scontri, quindi assolutamente usateli. Ok, dai. Fatta questa piccola parentesi sugli attacchi in corsa, possiamo parlare di parry. Che cosa sono i parry? I parry, per chi ha giocato un softball, sa benissimo che, o comunque altri giochi action di questo tipo, sa benissimo che il parry non è altro che fare una contromossa all'attacco nemico. Su Nioh ce ne sono diversi tipi, stiamo usando la katana, quindi intanto vi mostro tre parry specifici dell'arma, la katana, che ha quindi il parry con attacco debole, il parry con attacco pesante e la guardia della tempestiva, guardia il maestro, chiamatela come volete. Allora, per poterli eseguire basta semplicemente fare quelle mosse nel momento esatto in cui il nemico sta attaccando. Quindi in quel modo entra il parry. L'unica cosa su Nioh c'è da tenere bene a mente è che si possono parryare soltanto con i parry specifici nell'arma, quindi sto parlando ancora di Nioh 1. Si possono parryare soltanto le mosse, cioè soltanto gli attacchi base. Quindi qualunque skill del nemico non può essere parriata. E non puoi parriare gli yokai. A parte su Nioh 2 con l'Odachi e gli artigli, ma quello è un discorso a parte. Per ora teniamoci alle regole di Nioh 1, visto che vi mostro prima tutto quello, poi vi mostro roba inerente specifica inerente Nioh 2. Detto questo, vi mostro subitissimo un esempio di parry contro un ninja. Vi mostro i vari tre tipi di parry della katana. Cominciamo con la guardia. Tra l'altro qui, se fate il parry con cioè fate la guardia del maestro con la katana e ripremete il tasto della parata, lo butta per terra. Ora ve lo faccio vedere. Molto facile da azzeccare il tempismo della guardia, come vedete, ma anche Perry, secondo me è il nemico migliore se volete fare pratica con Perry. Mostro Perry con l'attacco debole, adesso vi mostro quello con l'attacco pesante e poi niente, dovete sbizzarrirvi a fare tutto quello che volete. Bene. Faccio ogni volta la Max Punish e poi punto
Parleremo anche di Max Punish, però quelle sono tutte cose più avanzate. Comunque niente, questi erano esempi di Perry. Abbiamo mostrato i tre Perry alla katana. Tuttavia, io però, un'eccezione di Yokai, che può essere parriato, non con la guardia tempestiva, la guardia del maestro, ovvero premendo L1 poco prima che colpisca, ma con i parry al primo tasto, ovvero imparata colpo debole o colpo pesante. Questa eccezione è lo scheletro guerriero, però i scheletri piccoli, non quelli grossi con l'ascione. Comunque adesso vi mostro un esempio. Beh, questo mi liscia però. Andiamo subito la pozzetta. Ok, parry. Prima col colpo debole, poi col colpo pesante. Vabbè, avete visto i parry contro scheletri guerrieri. Sempre parlando di Perry, mi sento di citare anche le Bars Counter, che sono una meccanica di Nioh 2, quindi sappiatelo, è qualcosa che c'è soltanto in Nioh 2. E che cosa sono le Bars Counter? Le Bars Counter, appunto, sono le counter con gli spiriti. Si eseguono quando un nemico fa una mossa che flasha di rosso. E a quel punto si può fare una Bars Counter. Ce ne sono di vari tipi, come vi avevo accennato quando ho parlato di spiriti. Quindi, appunto, ad esempio, col Bruto, la sua Bars Counter con R2 più cerchio è questa qui. Questa qui va eseguita in anticipo prima che il nemico faccia il suo attacco. Invece quella del feroce è questa, è questo scattino qua che lo si usa anche senza Bars Counter, fa questo scatto molto importante che mette l'invincibilità in animazione. Peccato che alla fine della cosa stia mezz'ora a fare così, quindi vi espone parecchio verso la fine. Quindi sì, molto comodo e utile, però al suo prezzo. Bene, detto questo, vi mostro un attimino un esempio di Bars Counter. Prima di mostrarvi l'esempio di Bars Counter, direi che posso tranquillamente anche parlarvi di dei nuclei yokai, ovvero il protagonista è Nioh 2, come ben sapete, è mezzo yokai. Infatti, tenendo premuto il tasto R2, spuntando fuori le corna, si avrà accesso a tutte le varie mosse da yokai. Per poter eseguire queste mosse da yokai, verrà consumata un po' della barra dell'anima, che sarebbe la barra viola sotto alla barra del Ki, sotto la barra verde, che potrebbe essere in pratica il mana di questo gioco. Quindi, ad esempio, con R2 più cerchio abbiamo quella che dovrebbe essere la Bars Counter dello spirito equipaggiato. Cambio spirito, questa qui è la sua Bars Counter. Poi, appunto, con R2 triangolo fa uno dei nuclei yokai, ne ho colato un altro, e all'inizio avrete soltanto R più triangolo, R più quadrato, oltre che ovviamente la Bars Counter con R2 più cerchio, ma andando avanti con la storia sbloccherete anche l'R2 più X, quindi potete equipaggiare fino a 3 nuclei yokai. E questi sono ciò che vengono definiti gli yokai shift. Adesso vi mostro il combattimento contro un yoki. Ah, prima di mostrarvi il combattimento contro un yoki, voglio intanto un attimo parlarvi anche per quanto riguarda gli yokai in generale, che hanno vari hitbox. Allora, che in pratica Nioh, su Nioh è importante anche dove colpisci, non solo colpire il nemico, ma anche dove lo colpisci, perché secondo me lo colpisci con le giuste mosse è possibile colpire dei punti deboli, spaccare certe parti ai nemici e questo far sì che si stunneranno. Quindi su Nioh è anche molto importante dove colpite. Non solo.
colpire e basta. Quindi in questo modo ci sono varie mosse da poter pensare di piazzare nel giusto momento per riuscire a colpire quella parte specifica. Ad esempio, se bisogna colpire le corna di uno Yoki, come in questo caso, una mossa buona potrebbe essere in posa alta, visto che la posa alta è alta, quindi riesce a colpire parti alte, tipo ad esempio, così vedete qui, avrei colpito uno Yoki, avrei colpito le sue corna, vedete? Oppure col colpo pesante, anche questo avrebbe colpito. Va bene, detto questo, adesso vi mostro un esempio di combattimento contro gli Yoki, applicando tutte queste lezioni. Applicando i vari Yokai Shift e le Burst Counter se si decide a fare qualche mossa che flasha di rosso. Beh, adesso con gli Yoki vi mostro tutte queste tecniche applicate in combattimento. Cos'era quell'ultima cosa che ho fatto? Allora, vi ho mostrato durante questo scontro come colpire cercando i punti specifici, ovvero in questo caso ho cercato di puntare alle corna, infatti coi tonfa, posa alta, ho cercato proprio di colpire a quell'altezza, infatti io ho spaccato le corna. E vi ho mostrato due volte gli Yokai Shift, in questo caso l'Ippon da Tara, che è uno molto buono e che usano moltissimi per skillare perché consente di poter fare combo continue, ovvero ta 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 ta, ta boom, Yokai Shift, questa roba stun leva un sacco di ki. E poi vi ho rimostrato un'altra Burst Counter. Però quando ho fatto quella Burst Counter, ovvero quando stava flashando di rosso, la seconda volta che ho fatto la Burst Counter con lo spirito feroce, con quel colpo io ho levato tutto quanto il ki. In questo modo, premendo subitissimo il tasto del colpo di grazia, mi ha fatto una esecuzione yokai. Anziché fare l'esecuzione classica, l'ha fatta con yokai. Infatti, colgo l'occasione per spiegarvi questa meccanica che segue il burst counter, ovvero se con un burst counter si spacca completamente il ki a uno yokai, premendo rapidissimamente il tasto del colpo il tasto del colpo pesante, quindi per fare l'esecuzione, viene fuori un'esecuzione yokai. Bisogna però essere belli reattivi a quando c'è subitissimo che con quel colpo si spacca il ki, quindi bisogna proprio essere con occhio attento e valutare e pensare durante lo scontro. E in questo modo un'esecuzione yokai viene eseguita e sappiate che le esecuzioni yokai fanno più danno rispetto alle classiche esecuzioni che si fanno. Un'altra cosa di cui voglio parlarvi nel combattimento contro questo yokai è come avete notato, a un certo punto io ho spaccato completamente il ki. Quando gli spacchi il ki, in generale, ma ad uno yokai, al contrario degli umani, che questi invece quando hanno il ki spaccato stanno fermi, immobili, affannati, e quindi si può menare per bene o fare subito l'esecuzione. E uno yokai invece, che ha il ki a zero, non resta fermo, affannato, tuttavia ogni singolo colpo lo stunnerà, quindi la cosa migliore da fare è quando si riduce la barra ki di un yokai a zero e continuare a martellarlo come ho fatto io ad esempio a Kuitofa, e continuare a stunnarlo con il singolo colpo e approfittarne per colpire e fare tutte le combo più comode che entrano. Un'altra cosa appunto che c'è da dire è che gli yokai, al contrario degli umani, non si recuperano il ki con il tempo,
quindi è molto più facile alla lunga riuscire a portargli il ki a zero, mentre invece gli umani se li si lascia senza respiro, cioè se si lascia respirare un attimino, non gli si tartassano i colpi, inizieranno a ripristinare la loro stamina. Quindi questa cosa qua. Tuttavia però gli yokai ogni tanto con alcune mosse genera una pozzetta, si chiama, che fa parte del regno yokai, diciamo, su Sunny 1 lo definivano così, se ben ricordo, anche qui. E questo regno yokai va subito purificato con un ritmo ki o con un flux o flux 2, insomma, quello che volete. Va subito purificato su Nio 1 con un ritmo ki o flux 2 perfetto, insomma bisogna farlo perfetto, quindi aspettare un pochettino. Su invece contrariamente a Nio 1, qui su Nio 2 lo si può purificare semplicemente facendo un qualunque ritmo ki flux o flux 2, non serve più farlo in maniera perfetta, e meno male, perché così rendete gli scontri molto più rapidi e comodi, eccetera eccetera. E quindi tenete bene a mente che alcune mosse yokai posso girare questa pozzetta, quindi siate rapidi nel purificare subito il regno yokai di questa pozzetta, e altrimenti inizia subito a ripristinare il ki e non gli buttate giù il ki, non riuscite più a buttare giù il ki se no. Un'altra cosa che ci la tenete a mente è che quando uno yokai sarà senza ki, sì, potete martellarlo di colpi e stunnarlo con una serie di vari attacchi, eccetera, eccetera. Ad un certo punto, però, si stufa e fa una. E si riprende tutto quanto il ki e fa partire. E piazza una pozzetta del regno yokai. Alcuni yokai, tra l'altro, su Nioh 2 sono anche abbastanza bastardi. Mi pare anche su Nioh 1, sì. Sono anche abbastanza bastardi che oltre a riprendersi il ki e generare questa pozzetta del regno yokai che dovete subito purificare, fanno anche un attacco. Quindi mi raccomando, occhio quando menate dopo un po' di tempo uno yokai che ha il ki a zero, perché poi fa partire, a un certo punto fa partire una mossa che fa la sorpresina e vi picchia. Stessa cosa anche molti boss yokai, assolutissimamente. Quindi occhio. Va bene, detto questo. Vi posso, dato che ho parlato di questa meccanica del ki, ripresa del ki, eccetera, eccetera, vi mostro un attimo la ripresa del ki contro un tipo di nemico umano. Infatti, adesso lascerò un attimino respirare per mostrarvi, e vi mostro un po', questa cosa qui durante un combattimento contro un umano. Ecco quindi un umano, e vi mostro. Vedete? Adesso lo lascio un po' tranquillo a respirare. Vedete come si prende pian piano il ki? Poi beh, lui è scemo, attacca, quindi lo vuole proprio perdere il ki. Animazioni. Vedete? Tanto lo ripristina se. Vedete? Se lo sta ripristinando piano piano. Poi se la smettessi di attaccare come un pirla. Poi vedete, gli ho spaccato il ki, sta fermo ad ansimare, lì così affannato. Se l'ho colpito in quel momento, casca e potete fare il colpo di grazia. Questo era una tempestiva. Sta così fermo, gli si può fare un'esecuzione. In questo caso ho la mia esecuzione personalizzata che è l'Izuna, che è un'esecuzione che si droppa dal boss di Yabusa. C'è anche su Nioh 1. Quando hanno poca vita tendono a farsi esplodere. Vedete? E finiamo tutto per bene con una bella esecuzione di yokai. Direi che per il momento può bastare.
sono piuttosto soddisfatto di tutto ciò che vi ho mostrato anche in questo video, questa parte di video. E vi preannuncio subito che ci sarà un'altra parte di questo video dove spiegherò molte meccaniche ancora più profonde e ancora più avanzate. Ad esempio, che cos'è questa? Vi lascio con questa piccola cosa. Vi do appuntamento alla prossima parte di video. Intanto vi invito a iscrivervi al canale per dare supporto se vi piace ciò che faccio e restate sintonizzati per vedere quando caricherò l'altra parte di questo video, dove parlerò di meccaniche ancora più avanzate e complesse, e lì ce ne sarebbe da dire. Guardate, in realtà volevo parlarne di molte meccaniche già in questa parte di video, tuttavia sta venendo già piuttosto lungo. Quindi ho dovuto cercare di striminzire, cercare di limitare il più possibile. Ho cercato di parlare delle cose, diciamo, più importanti. Anzi, ho già menzionato un po' di meccaniche molto avanzate come il Flux 2, però secondo me era giusto parlarvene fin da subito e per abituarvi a questo pensiero. Comunque, sì, nel prossimo video ci saranno molte meccaniche molto più avanzate e tantissime altre cose che non vedo l'ora di mostrarvi. Però, per il momento, da Master Ninja Ryu è tutto. Ciao a tutti.